anche tu, diciamo no alla schiavitù, è il momento del risveglio, te lo dico con orgoglio, rinasci Italia, rinasci Italia per noi. Evento Rinasci Italia della storia, lo facciamo proprio qua sul Delta del Po, le terre dove sono nata anch'io e mi sento molto emozionata per questo. Se siamo qui oggi è perché dopo il 2020, ma era già incominciato prima, il mondo ha subito un diluvio universale, come se avesse preso un unico corso come un fiume in piena. Noi siamo come quelle poche anime che cercano di aggrapparsi con le unghie, con i denti, agli argini, per fare in modo che la corrente del fiume verghiano del cambiamento non li trascini più. E quindi siamo pochi, come sono pochi quei rami che riescono effettivamente a aggrapparsi a questi argini, ma saranno proprio quelli che poi incominceranno a ostacolare il corso del fiume, accumulando detriti e cambiandolo. E noi oggi siamo proprio sul Po, che è l'antico fiume Eridano delle epopee greche, che ha molte storie di questo genere da raccontarci. Lo sanno molto bene i custodi delle acque, grazie ai quali noi possiamo camminare sull'asciutto, dandolo per scontato, ma sono centinaia di anni di bonifiche, per cui c'è stato un grande lavoro dietro, come è grande il lavoro che dobbiamo fare noi se vogliamo creare un nuovo corso. Tutti i giorni il fiume Po sembra scorrere inesorabilmente uguale, ma poi basta un solo punto dell'argine che cede e allora si crea un canale di rotta e si crea un'enorme alluvione. E per arginare il problema bisogna arginare questo canale di rotta e creare un nuovo corso che possa rendere la terra fertile invece che devastarla. E anche noi oggi, siccome le persone che ci governano da secoli e millenni non sono degli sprovveduti, e loro contano proprio sul fatto che, non essendoci organizzazione, alla fine noi ci comportiamo come delle acque che magari riescono a uscire dal grande corso principale, ma che alla fine si comporteranno come una semplice onda di tracimazione di poco conto che si disperderà nella campagna e si impaluderà. E invece noi abbiamo bisogno di organizzarci seriamente per creare un vero canale di rotta e fare in modo di rendere la nostra acqua della sorgente infinita della vita di cui siamo tutti composti qualcosa che scorra e renda fertile la terra al suo passaggio. E per fare questo, come ho detto, ci vuole tanto lavoro.
E ci sono voluti tanti anni di lavoro per arrivare a questo progetto. Oltre 45 anni di studi, 35 anni del professor Giacinto Auriti e 11 anni del nostro Giambattista Nigro e del suo team, e oltre 5 anni di lavoro tecnico dei nostri programmatori, che hanno fatto come volontari senza prendere un soldo. Non abbiamo avuto nessun fondo, abbiamo lanciato un crowdfunding sul mio primo canale, che è stato chiuso 4 volte da allora, ma nonostante questo siamo riusciti ad arrivare alla fine. E oggi tutti voi riceverete una pietra. E adesso vi spiego perché. Tutti noi abbiamo un valore, ma tutti noi siamo convinti di non valere nulla, perché da sempre ci dicono che siamo debitori, che dobbiamo chiedere i soldi in prestito, che la moneta vale solo se è legata all'oro, oppure che vale soltanto se c'è la firma di Draghi, oppure se è una criptovaluta ben accettata dal mercato finanziario. E invece queste sono grandi bugie, e lo ha insegnato al mondo il professor Giacinto Auriti, che ha dimostrato che il valore non è nell'oro, in una qualsiasi moneta o metallo scelto per convenzione, ma è nella comunità dei viventi, che sceglie con la sua accettazione un metodo di scambio piuttosto che un altro, come semplice valore econometrico, quindi come misura del valore che si sta producendo nella comunità dei viventi. E tutti noi siamo questa pietra, perché tutti noi alla fine siamo carbonio esattamente come i diamanti, tutti noi abbiamo acqua al nostro interno, che è una delle risorse più preziose e ce la fanno pagare, tutti noi abbiamo un enorme potenziale magneto-elettrico nel corpo, anche queste sono cose che ci fanno pagare, eppure siamo convinti di non valere nulla, però lo sanno bene tutto questo i nostri governanti, quando alla nostra nascita, come molti saprete, legano un bond alla nostra persona fisica attraverso l'atto di nascita, e quando ci propongono la moneta del futuro. La moneta del futuro sarà una criptovaluta digitale e sarà legata non all'oro, non a un qualsiasi bene o metallo, ma ai nostri dati biometrici. Significa che ogni nostro pensiero, ogni nostra sensazione, ogni cosa che mangiamo, ogni nostro movimento verrà registrato da dei sensori smart che stanno all'interno delle inoculazioni, sono fatti di cristalli liquidi, quindi sono biocompatibili con il nostro corpo, e questi elaboreranno con algoritmi tutti i dati biometrici che riescono a processare, e in base a quelli li elaboreranno a seconda delle leggi che il governo deciderà, e in base a quelli deciderà se siamo o no bravi cittadini e ci accrediterà criptovaluta. Quindi per quello che è importante che noi siamo organizzati, che siamo come una tubatura che si rompe in un palazzo ormai marcio e che loro non riescono più ad arginare, perché questo palazzo, che è il nostro sistema economico, sta venendo abbattuto comunque, ma come abbiamo detto, per costruirne al suo posto uno molto ma molto peggiore. E se non ne usciamo ora, da allora non potremo più uscire. È per questo che noi oggi siamo qui, per organizzarci in maniera veramente proficua e pratica. Tutto questo purtroppo sta già succedendo in Cina, e la guerra che noi oggi vediamo è soltanto un altro dei pretesti per fare un po' di pulizia di popolazione e cancellare quello che rimane di questi fittizi stati nazionali per creare un governo mondiale. Alla fine sono 2 anni che vediamo benissimo che il nostro Stato nazionale non ha alcun valore, perché noi prendiamo ordini comunque da entità mondialiste, sovranazionali, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come l'ONU, come le Nazioni Unite, insomma. E quindi niente, io vi ringrazio per essere qui e sono sicura che sarà una bellissima giornata. Lascio la parola a Silvio. Ciao a tutti, io non devo dire tantissimo perché Sara già espresso molto. Io sono un volontario Rinasci Italia e ho accettato proprio perché spero, come voi, come tutti voi, voglio mandare a... mi sentite meglio così? Quindi semplicemente, come tutti voi, spero, cioè io vorrei non mandare a casa, cioè per me dovrebbero proprio andare in galera questi criminali sottoterra, ecco, bravo.
per essere così. E quindi quello che io cerco di fare col mio piccolo aiuto è semplicemente quello di trasformare il sentimento che abbiamo dentro in azioni concrete. Ora, di azioni concrete se ne possono fare tanti. Allora, come si fa a capire se uno è più giusto di un altro? Io l'ho ragionata così. Un giorno Rockefeller, correggetemi se sbaglio, disse: datemi il controllo della moneta e me ne infischio di chi fa le leggi. Conoscete, sentite, avete già... perfetto. Allora, evidentemente, proprio la moneta, che è quell'azione, quell'argomento più importante su cui battere. Ed è per quello che ho cominciato a cercare un progetto sulla moneta sovrana e ho incontrato Rinascitalia. Per questo motivo io oggi vi invito a iscrivervi all'associazione, usare l'applicazione che poi dopo vi spiegheranno, insomma, tutti i dettagli tecnici, perché insieme, legalmente, quindi senza avere paura che poi ci vengano a prendere a casa o interrompano il progetto, insieme legalmente potremmo riuscire a creare qualche cosa di concreto per riuscire a contrastarli. Fare esattamente quello che ha detto Sara. Cercare di non impaludarci in azioni che non portano poi a niente, ma incanalarci in qualche cosa di costruttivo per noi e distruttivo per loro, una volta tanto. Detto questo, signori, vi auguro anche una buona giornata. Grazie, è passata bene. Però il vero valore nella società siamo noi, ognuno di voi è un valore. Questa pietra è soltanto un simbolo del vostro valore. E quindi vi faccio a spremerci le nostre energie, a sottometterci senza mai darci il vero valore. L'oro è un valore convenzionale, gli si dà valore. Ma l'oro di per sé, a seconda di dove si trova, sotto il mare per esempio, non ha valore, nessuno lo può usare. In un cimitero lastricato d'oro non ha valore perché nessuno lo può usare, non si può scambiare. Quindi il valore è una cosa che attribuiamo noi, siamo noi che per convenzione diamo un valore alla moneta in questo caso, di cui parleremo. E quindi partiamo da questo presupposto che ognuno di noi è un valore, dobbiamo tenercelo bene stretto questo pensiero, questo dicta. Noi siamo il valore, noi siamo la luce, noi siamo l'energia. Ciao a tutti, mi sentite? Più voce. Allora, tornando al discorso del valore, il progetto Rinasce Italia si basa proprio su questo concetto. È una moneta che va a scardinare ogni paradigma e oggi vedremo un esempio. Normalmente la nostra banconota, questa che conosciamo tutti perché ce l'hanno fatta accettare, non perché abbia valore veramente, ha una firma come retrostante. Qual è il valore di questi 20 euro? Chi glielo dà? Glielo diamo noi. Oggi è garantita da Draghi, dal signor Draghi, ok? Che ha messo la sua firma sui suoi 20 euro. Bene, una banconota Rinasce Italia ha un concetto differente, perché non c'è una semplice firma garantita da una persona, ma il retrostante della banconota siamo noi, esseri umani, che con i nostri scambi, con la nostra attività, offriamo alla comunità quello che sappiamo fare. Poi di questo parleranno meglio anche gli oratori che verranno dopo. A titolo puramente esemplificativo, abbiamo creato delle banconote con un QR code che va a sostituire la firma di Draghi, perché come dicevamo prima, appunto, non c'è un garante singolo, ma ciascuno di noi andrà a creare in autonomia una banconota singola, ok? Come si può vedere per esempio il retrostante della banconota Rinascitalia? Qua abbiamo un codice QR, ok? Servirebbe un
un'applicazione collegata allo schermo, però non siamo riusciti a farlo. In sostanza però, se Damiano, dove sei? Okay. Se per favore puoi far vedere il link che ti ho mandato, vediamo per esempio quale può essere il retrostante di una di queste banconote. Facciamo un esempio pratico. Sarà l'attività di un essere umano che ha offerto ciò che sapeva fare, che può essere per esempio un idraulico, può essere un elettricista, un insegnante. Il semplice fatto che abbia detto io metto a disposizione nel mio ambito la mia capacità di insegnare piuttosto che fare un'altra professione va a generare un valore a livello potenziale. Perché poi, come faceva l'esempio prima Arianna, normalmente ci hanno abituato all'idea che il retrostante può essere qualcosa di materiale, come per esempio l'oro. Okay? Qual è il retrostante di una certa banconota? Un metallo prezioso. Invece in questo caso il retrostante è proprio l'offerta, l'annuncio della persona che si è resa disponibile a fare la sua, il suo annuncio, insomma la sua proposta. Adesso mi piacerebbe riuscire a vederlo. Prova a pensare, fare un esempio pratico, in un'isola deserta, ok? Dove non c'è nessuno, c'è dell'oro, c'è del valore? No, non c'è nessun valore perché non c'è nessuno che se lo scambia. In un cimitero l'oro vale niente perché non c'è l'attività umana. Invece l'attività la creiamo noi, andando a credere in un mezzo di riscambio che può essere un pezzo di carta, può essere una conchiglia, può essere qualsiasi simbolo in cui noi ci accordiamo. Se la popolazione dal basso decide di cambiare il punto di riferimento e non usare più questi euro, ma utilizzare una banconota rinascitaria, che questa è una versione, come dicevo prima, didattica, ci sarà comunque anche la versione contante, perché stiamo lavorando anche a quel progetto, però c'è tutto un lavoro da fare, ci servono risorse, tempo, energie e quant'altro. Comunque l'obiettivo è arrivare a creare la versione contante di questa banconota. Poi anche questo è un'altra. Però in sostanza è proprio l'attività umana, lo scambio di persone che decidono di cambiarsi come possiamo dire, perché se fa questo per fare più, perché dobbiamo scambiarci le nostre capacità con questi e non con questi? Cosa cambia? È solo l'essere umano che dà il valore alla banconota e alla moneta. Questo è in sostanza. Una volta capito questo, perché se aspettiamo che cambi qualcosa dall'alto, buonanotte, non abbiamo speranze. Quindi dobbiamo metterci d'accordo noi a livello soprattutto locale e territoriale e riprendere in mano la nostra economia, a partire dall'artigianato, all'agricoltura, a tutto quello che noi in Italia siamo sempre stati in grado di fare e che da qualche anno a questa parte piano piano sta venendo meno, perché viene sostituito dalle grandi multinazionali, da interessi che sono molto più grandi, da persone che muovono poi. Sara, quindi digitalizzare la persona, non mai. Assolutamente. Perché come un essere vivente non sono in quel modo, tanto meno un cittadino, tanto meno un cittadino. E adesso io sinceramente dirò anche così, se lo dirò signori, se lo tenete voi, se volete, secondo me andrà avanti per parte, se non lo discorso per voi, no? Per me è così. Esatto, ma poi questa è una fase di grande. Scusate, per favore, allora state parlando da soli, siccome non si sente, c'è un microfono, magari qualcuno può andare a parlare al microfono, altrimenti siamo isolati. Avete ragione. Se parlate lì è interessantissimo quello che dite, così lo condividiamo. Grazie. Ma quello che ho detto io si sentiva? Sì, però è meglio il microfono da qua, è meglio. Ma funziona? Funziona! Ah.
sta funzionando. Magari dicevo, se qualcuno che vuole parlare venga, viene a parlare al microfono, lo sentiamo anche qua, grazie. No, concedo solo che riguardo a quello che aveva detto Sara, si parlava appunto di tutto questo stravolgimento a livello tecnologico, eccetera. QR code, l'SPD, non mi interessa, voglio una moneta che si tocca. Dove vado, non voglio avere qualcuno che sappia dove vado, ma non perché devo fare queste cose, perché sono cazzi miei, punto basta. Come ho sempre vissuto anche con il ragazzo, se gli piacciono a loro fare minchiate qua elettroniche, si possono tatuare, bucare, mettersi un arto bionico, facciano quello che voglio, a me non mi interessa, rispetto per rispetto. Anche noi incominciando, allora noi abbiamo preso il film Fido di Paurizzi, che ovviamente viveva in epoca pre-tecnologica, insomma. Lui ha avuto dei problemi, gli hanno chiuso l'associazione perché non aveva dei requisiti di essere un'associazione chiusa, non aveva alcuni requisiti, cioè le persone potevano entrare, bastava che pagassero la tessera associativa ed erano indiscriminatamente potevano entrare e per questo gli erano chiusa. Poi dopo lui ha fatto anni e anni di battaglia legale e alla fine ha vinto. Noi, essendo in epoca tecnologica, cerchiamo di fare di necessità virtù. Stiamo facendo, possiamo fare con la tecnologia per adesso, insomma, perché poi ci stiamo preparando a non averne più bisogno, ma bisogna incominciare da qualcosa. Intanto con la tecnologia si può abbracciare tutta l'Italia o anche tutto il mondo, quindi non c'è bisogno di fare, come da 120 aveva solo la sua piccola comunità di guardia grele, per cui era molto, molto limitato quello che poteva fare. Noi con internet possiamo fare una cosa nazionale e poi dopo il nostro obiettivo è quello che ognuno poi localmente si mette d'accordo, localmente fa il suo club dove stampa la sua moneta cartacea. Anche noi abbiamo usato un QR code per la facilità dell'applicazione, che però ovviamente non è un digitalizzare la persona, ma è semplicemente che ti rimanda all'annuncio e ti fa vedere che è stato stampato sull'annuncio di una persona. E la cosa differente da tutti gli altri, di tutte le altre, insomma, monete sovrane che stanno nascendo, è una questione di cui parleremo più avanti, la differenza tra la distributività e la questione del valore strumentale, che era proprio tipico di Auriti. La distributività significa che loro creano a monte della moneta e se la distribuiscono. In questo modo si crea inflazione, perché se la moneta non è legata a qualcosa di fisico, cioè il lavoro di una persona, l'offerta di una persona, un bene, ovviamente si stampa strappamoneta rispetto a quello che c'è, insomma, di risorse, quindi c'è la distruzione. Auriti invece aveva creato, aveva studiato questa differenza tra le due fasi del valore, le due fasi di tempo del valore, che erano il valore strumentale e il valore donistico. Il valore strumentale significava che solo per il fatto che tu produci o offri qualcosa hai già diritto ad avere un accredito perché hai già dato un valore. Poi c'è la fase del valore donistico, in cui la persona può godere effettivamente del bene e quindi la nostra applicazione funziona e sarà una moneta cartacea, però da qualche parte bisogna cominciare. Alla fine purtroppo servono sempre soldi per fare le cose, perché ci sono sempre le grandissime multinazionali dietro ogni applicazione, perché c'è un sacco di soldi, perché stampano loro i soldi. Noi abbiamo fatto con quello che avevamo e si deve incominciare da un'applicazione per arrivare al cartaceo, però purtroppo serve, come sapeva già Centauriti, bisogna pagare la parte tipografica, per cui c'è bisogno di fare il tesseramento, entrare nell'associazione, come era per il SIM di Centauriti, con quelli si coprono i costi tipografici, che sono gli unici costi che dovrebbe avere una moneta. Dopodiché da lì in poi, a seconda del valore che una persona produce, sia in fase di valore strumentale, cioè solo avendo offerto, e sia in fase di valore donistico, quindi quando una persona effettivamente gli acquista il servizio, è illimitato, quello dipende solo dalla persona, non ha limiti, che è differente anche dalle altre applicazioni che ci sono in giro, perché come abbiamo detto si è voluto tanto studio per fare questa cosa, non soltanto sull'economia, sulla politica, sulla truffa della moneta debito, ma soprattutto sugli errori che hanno già fatto le altre iniziative di questo genere, prima fra tutti proprio il SIMAC, quella che ci ha ispirati, perché volevamo creare qualcosa che fosse veramente
potesse veramente funzionare senza essere fermato facilmente, quindi abbiamo dovuto prima studiare tutte le cose che non andavano nelle altre, compresa quella che ci ha ispirato. Faccio un esempio, io sono Sara, oggi ho un formaggio, io vendo il formaggio. Lì c'è un cartello, c'è il mio codice RIAD o il QR code, quello che uno vuole, perché è come se lo vendessi su subito, ma è su Rinascitalia. Allora io con il mio cellulare facilmente posso arrivare a trovare il mio profilo dove ho le mie cose in visita. Io faccio l'annuncio di questo salame, io questo salame non lo vendo. Dopo 10 giorni che scade l'annuncio, io però ho comunque diritto, per il fatto di averlo offerto, a un accredito, a una percentuale. Io per esempio questo lo faccio pagare 10 lire, che il rapporto è 1 ad 1, quindi sarebbe 10 euro un salame di cinghiale. Lo faccio pagare 10 lire, non me lo compra nessuno e io questo lo devo buttare via. Invece no, per il valore strumentale, solo per il fatto che io l'ho messo in vendita, alla fine mi danno una percentuale di quello che io chiedevo. Questo è il modo in cui, come ha dimostrato da Cintauriti, si va avanti, perché questa cosa aumenta esponenzialmente la capacità di acquisto delle persone, perché solo perché se tu non gli fai pagare il valore strumentale, alla fine tutto si risolve nel vendere un bene e c'è un dimezzamento del valore, ma il valore invece con il valore strumentale si raddoppia, perché è in due fasi di tempo, c'è prima quello strumentale e poi c'è quello domestico. Quindi se me lo comprano mi danno tutte 10 lire, se non me lo comprano io comunque ho un accredito. E se io per esempio sono un insegnante di inglese, però io non ho voglia di mettere in piazza il mio sapere, perché so che nessuno me lo comprerebbe, oppure sono un insegnante di pianoforte, nessuno mi comprerebbe la mia lezione, perché la gente non ha soldi, perché la gente non suona più. E io non ho voglia, quindi non ho voglia più neanche di fare pianoforte. E che cosa è successo? Che le persone non suonano più, che non c'è più musica, perché non porta più soldi, hanno tolto il soldo alla musica e quindi la musica non si fa più. Se invece io metto, se io in un mondo diverso, buono, in cui il valore strumentale viene considerato, io metto comunque in vendita tra virgolette, il mio servizio di insegnante di piano, se non me lo compra nessuno, comunque per il fatto che io ho dato questo servizio, quando scade il mio annuncio, comunque mi ha tolto i miei soldi. Questa è la differenza e adesso vi spiegheremo meglio. Quindi la questione del percorso era per spiegarti che era semplicemente un modo per facilitare la persona, perché inizialmente è un'applicazione, a vedere immediatamente a quale annuncio si riferisce, ma non è una digitalizzazione. Sì, no, è giusto, perché bisogna spiegare, perché chi odia più di me il percorso nessuno. Però così ormai noi per cosa vediamo per impatto, invece che pensare che è un link semplicissimo a un'applicazione. Grazie. Scusa, si può fare una domanda? Facciamo dopo. Grazie, perché può essere che magari nelle situazioni abbiamo già da anticipare. Allora, adesso si vede sullo schermo di una di queste banconote che dopo vi farò anche passare tra di voi per fare delle prove col vostro telefonino. Comunque in sostanza vedete che c'è l'annuncio di un'elettricista, c'è il titolo, la fotografia dell'elettricista, sotto c'è un testo con il costo che lui chiede, per esempio a prestazione 60 lire, che è l'equivalente di 60 euro, una lira equivale a 1 euro, e il dettaglio di ciò che va ad offrire. Questo è un esempio di un annuncio, no? Come faceva l'esempio Sara prima. Un annuncio dove c'è un titolo, una piccola descrizione, l'indirizzo in cui si trova la persona che offre il servizio e i contatti per prendere contatto con lui. Questo è in realtà, quindi semplicemente l'offerta di una persona che magari è in grado di fare l'elettricista come secondo lavoro o come hobby e decide invece di renderlo un'attività vera e propria. E siccome è in grado di farlo e dà un valore,
un valore strumentale e potenziale per tantissime persone, lui crea il suo annuncio e alla scadenza dell'annuncio potrà creare la banconota di Rinascitalia, oltre al fatto che se lo vende. Però su questo dopo ne parleranno meglio Arianna ed Irene tra poco. In sostanza comunque il concetto mi pare che l'abbiate capito. Giusto? Perfetto. Volete intervenire? Volevo tra l'altro sottolineare il fatto che parliamo di un progetto che è l'idea di un'associazione che non ha scopo di lucro, non c'è nessuna azienda, nessun imprenditore, nessun investitore ed è tutto tirato su da persone semplicissime come noi, esseri umani, meglio, perché persone vuol dire maschere, se andate a guardare l'etimologia, esseri umani che semplicemente hanno deciso di credere che le cose possano essere diverse. Se anche voi la pensate allo stesso modo, allora abbiamo qualche speranza, ma dobbiamo metterci tutti d'accordo ed essere sicuri che questa cosa siamo in grado di farla, crederci, perché se non ci crediamo noi dal basso, il progetto, per quanti sforzi che facciamo noi per mettere a disposizione il mezzo va utilizzato. Quindi noi auspichiamo che questa cosa abbia veramente un effetto di risonanza anche una volta che arriverete a casa, che poi parlerete con gli amici e con tutte le persone che sapete che in questo momento per X motivi sono in difficoltà e hanno la possibilità per la prima volta di essere liberi. Adesso vi lascio ad Arianna e Irene. Il nostro progetto da rete è stato studiato anche dall'avvocato Libre, che è il nostro mentore, diciamo, che oggi purtroppo non è presente perché è di Catania e non ha potuto essere qui. Se mi passi la slide, Daniele, allora, scusate, facciamo passare delle banconote di quelle che abbiamo creato tra di voi per fare delle prove. Se avete l'app sul telefono che scansiona il codice QR, basta che farete la foto e vi rimanderà all'annuncio. Dopo per favore fatele tornare all'inizio. Grazie, scusate. Allora, cos'è Rinascitalia? Rinascitalia è una PS, un'associazione sociale che non implica iscriversi a Rinascitalia, non implica nessun obbligo, quindi l'unica cosa è un portale, diciamo così, che ci facilita il commercio di beni e servizi, ma molto di più anche, e ci consente anche di dare valore tramite l'annuncio alla nostra attività e al nostro business, come ha spiegato anche Jessica. I ROCI cosa dicevano? Datemi controllo sulla valuta di una lezione e meno il fisco di tutte le leggi, come diceva anche Silvia, perché noi non è niente, assolutamente di soldi, hanno fatto talmente tante speculazioni sull'essere umano che anche se l'essere umano fa le leggi, allora non gli importa nulla, che costano tutto e tutto. Che cos'è una moneta a debito? La nostra moneta, quella che abbiamo sempre conosciuto, soprattutto da 300 anni a questa parte, è una moneta che per essere usata deve essere acquistata e viene acquistata generando un debito. Quindi la BCE, per dire, in Europa produce la moneta in base alle richieste dei vari stati e chiede indietro che cosa? Chiede indietro gli interessi, chiede indietro il valore di produzione della moneta, chiede anche degli interessi e chiede soprattutto il valore della moneta. Per esempio, viene ordinata la moneta da 100 euro, come tutti gli stati per dire, e debitano anche del valore nominale, quindi vogliono indietro i 100 euro, come se un tipografo volesse indietro il prezzo di un libro. Un libro costa 25 euro e loro vogliono il costo tipografico, quindi 25 euro di costo del libro.
che è assurdo detto così, ma per il momento funziona esattamente in questo modo. Questo ha portato a tutto il mondo, a livello planetario, l'ha portato alla schiavitù, l'ha portato a quello che siamo adesso, che non possiamo più, cioè ci stanno spingendo al massimo livello. Vedete anche l'Africa, i condizionieri sul mondo, è tutto creato apposta, non c'è un problema, sono paesi ricchissimi, è creato a tavolino, è creato da questi usurai, veri e propri usurai. Il sovrano invece è un momento del popolo, quindi il popolo, e viene partito proprio dal popolo, dal basso, non è in posizione dall'alto. La moneta sovrana non dovrebbe avere costi, sono risorse tipografiche, e sono quelli che in futuro, nella terza fase di Rinascita Italia, sostengono e sostiene la situazione, e costa quindi gestione delle altre tutto il costo che sovrano per mantenere in piedi questa struttura, anche se scaldano internet, perché l'ultimo che ho sentito è che vogliono togliere internet a chi non si è inoperato, perché vanno aperte la non hanno niente, questo veramente non hanno niente, allora quindi la doppia catena dei costi del debito sono i costi, doppia catena. Mille transazioni, questi soldi sono praticamente spariti, quindi spariscono proprio. Ecco perché dobbiamo avere in tasca denaro contante, denaro che si conta, devo averlo in tasca, devo sapere che è mio e che ce l'ho, non deve essere digitale, che può anche sparire dal digitale, mi azzerano il conto e sono a posto. E tutti i controlli che fanno, è già partito in un paese del mondo, non so se in Danimarca, fanno il controllo in base ai consumi, a quanto spendi nei negozi con, digitalmente, ti calcolano la CO2, cioè tu compri troppo, quindi inquini troppo e quindi ti bloccano il conto, non puoi andare avanti. Ci stiamo già avvicinando a questo punto di controlli regola un flusso monetario, cioè loro decidono intanto il prezzo del bene, loro si riuniscono due volte all'anno a Londra e decidono quanto deve costare la merce, lo decidono loro. Poi la velocità di circolazione, la distribuzione di denaro, chi può avere denaro, chi no, infatti in certi luoghi il denaro arriva, tipo non so, all'Inps piuttosto che ai lavoratori del sud, e quindi decidono tutto il mondo, dove deve circolare, chi deve essere ricco, chi deve essere povero. Poi
regolano anche i flussi della malavita, cioè loro nutrono anche i can malavitosi, che non prendono tanto soldi dalla droga quanto portano questi flussi monetari. Perché? Perché c'è più controllo della popolazione. In questo modo loro tengono sotto il controllo il territorio, ok? E non ti vogliono a ribellarti. Allora, la moneta non ha valore in sé, ma nasce il valore per un accordo, perché quindi, rappresenta il valore del prodotto e soprattutto l'idea, la capacità di produrre quel bene o servizio. Quindi la lira Rinasce Italia dà valore alla persona, dà valore a quello che fa, a quello che è. In questo modo la persona è più invogliata a sviluppare la sua creatività, la sua intellettività, perché è proprio molto stimolato dal mettere per gli altri, pensando proprio di offrire agli altri tutto quello che è. Io posso essere un avvocato, ma posso essere anche bravissimo a insegnare e a giocare a pallavolo ai bambini, oppure posso essere bravissimo in un gioco particolare, o cucinare, oppure scrivere poesie. Posso essere anche altre cose, quindi mio annuncio non è uno, vendo la bicicletta appunto. No, io posso essere questo, questo e questo. Posso essere tutto, perché ognuno di noi può essere tutto. E si riceve in questo modo anche dagli altri tutto, qualsiasi cosa. Poi, se pensiamo anche che veniamo pagati per l'annuncio che mettiamo, è veramente stimolante. E quindi è la prima soluzione, l'unica soluzione alternativa all'euro, veramente alternativa, perché le altre monete alla fine sono tutte monete a debito. Tu per avere una moneta, per esempio nel sistema Oros, vuoi avere una moneta BIN, devi prima aprire una tessera, loro ti fanno tipo 100 euro di tessera, loro ti danno degli sconti su quella tessera, ma è come andare al ristorante, portarsi tanti amici, mettersi d'accordo con il titolare, dice dai, ti ho portato tanti amici, fanno uno sconto. Ecco, la stessa cosa, allora non serve avere questo sistema, che poi comunque va pagato, perché io do euro, loro li prendono gli euro, se ne fanno questi euro. Tra l'altro diventano anche distributori. C'è un'altra moneta che è il SES, il SES, che si chiama BIN, no, aspetta, come si chiama, non mi ricordo, il sistema econometrico sociale sovrano, che ha una moneta che in base a due articoli che sono citati nel loro statuto specifica che non solo la devi comprare, ma anche loro attraverso un comitato decidono quanta moneta verrà distribuita in base a determinate condizioni, e quindi alla fine siamo sempre controllati da qualcun altro che decide come e quanto dare, per poi ritrovarsi ad essere indebitati come prima, perché è sempre una moneta a debito. Devo avere i soldi, devo avere l'euro, quindi devo sempre lavorare, devo sempre o chiedere in prestito la moneta, perché la moneta per averla bisogna lavorare o bisogna chiedere dei prestiti o indebitandoci, come gli mutui per esempio, i prestiti. Quindi questa è una moneta che assolutamente non c'entra niente con questi sistemi, è l'unica. E andiamo avanti. Ecco, è l'unica perché è un progetto senza fini di lucro, non esiste un creatore unico della moneta, non è a capo una BCE o una banca centrale italiana che fornisce la moneta, perché anche noi ai tempi coniavamo le monete, la Banca d'Italia coniava le monete, ognuno di noi la crea con l'annuncio. Quindi su che cosa si basa? Si basa sulle solidissime teorie di Giacinto Auriti, che ci lavorò per ben 34 anni,
e svelò di questo grande inganno già a partire dagli anni 70 e fece anche delle denunce grandissime, denunciò il capo della banca, come si dice, il direttore della Banca d'Italia, governatore, ecco, mi veniva la parola, Ciampi, che poi divenne anche presidente, e a seguito, dopo Ciampi, arrivò Fazio. Lui denunciò perché praticamente tradì l'Italia vendendola alla Banca Centrale. E, non fu contestato, lui affermò che erano tutti dei criminali e nessuno lo denunciò perché sapevano bene che era vero che erano dei criminali. Poi è un metodo assolutamente legale, infatti esiste una legge che tutela i comuni che eventualmente si trovassero in difficoltà, consentendo a questi comuni attraverso il sindaco di elargire dei bonus alle persone affinché l'economia rimanga all'interno di un comune e le attività produttive non vadano in sofferenza. Questo si fa in casi particolari, ma è consentito. Quindi all'interno di un comune può circolare una moneta ben precisa, che si può chiamare come si vuole, moneta oppure bonus. E all'interno di Rinascitalia è possibile fare questo, fuori no. Bisogna essere per forza di cose iscritte, altrimenti si va nell'illegalità, si diventa dei, come si dice, dei falsari. E in questo sistema nessuno viene schiavizzato. Poi sono previsti per il futuro, per gli anziani, le persone fragili, quelle che non possono produrre più, che sono a letto, eccetera, è previsto un reddito sociale, come anche Auriti lo sosteneva questo, che ognuno di noi dovrebbe avere un reddito sociale, a prescindere da quanto guadagni, se lavori o no, cioè tu non devi alzare la mattina col pensiero, oddio, non riesco più a pagare le bollette, tu devi avere qualcosa, perché tu sei un valore, e quindi lo Stato ti dovrebbe riconoscere questo valore, con un minimo, non si dice di dare chissà che, ma un minimo che almeno ti fa stare un po' tranquillo. Invece loro ci tolgono il lavoro, ci tolgono gli stipendi e ci ricattano in questo modo. La dittatura infatti è una dittatura sanitaria, è partita da lì. Quindi la teoria del valore strumentale, non vuoi parlare tu? Okay. Allora, come ha detto benissimo Arianna e Sara, il valore strumentale in che cosa consiste? Praticamente consiste nella previsione dell'uso di un bene o di un servizio, ovvero attraverso la lira Rinascitalia tu crei un valore che ti viene retribuito, come ha detto l'ottima Sara, indipendentemente dal fatto che questo bene o servizio venga erogato. Sara ha fatto l'esempio delle lezioni di inglese, ma posso fare l'esempio di qualsiasi cosa, l'offerta di lavoro di un elettricista, piuttosto che la vendita di un prodotto alimentare o comunque di vestiario, che sia di alto valore strumentale o di valore strumentale basso. Il valore strumentale, appunto, come ho già detto, è quello basato sulla previsione, sulla aspettativa dell'uso. Può essere alto o basso a seconda della necessità a livello sociale di un determinato bene o servizio. Per esempio, un abito di lusso o un'auto di lusso avranno un basso valore strumentale, mentre un'utilitaria piuttosto che una maglietta, un abito che si possa usare per lavorare nella vita comune sarà dotato di alto valore strumentale. Allora, Rinascitalia come APS ha previsto anche due modalità di appunto di creazione di valore strumentale attraverso appunto l'utilizzo dell'applicazione e successivamente del contante, perché si vuole arrivare appunto al contante. Sarà riconosciuto un 20% di lire Rinascitalia a chi
proponesse un bene di alto valore strumentale, un bene di prima necessità, e un 10% per chi invece proponesse un bene di carattere prevalentemente edonistico. Ecco. Poi cosa posso aggiungere? Che come è stato già detto, il valore della moneta rientra in una dimensione non materiale ma spirituale, perché non c'è il retrovalore in oro. Il retrovalore non è soltanto il lavoro effettivamente svolto, cioè c'è anche il lavoro svolto, perché qualora il bene venga erogato, cioè la lezione di inglese, qualcuno non usufruisca, si crea anche valore edonistico per chi ne usufruisce, e ovviamente è previsto il guadagno. Però indipendentemente dalla funzione del bene, tu generi comunque valore, generi moneta, perché 10 giorni dopo la scadenza dell'annuncio guadagni una percentuale di Rinascitalia, quindi sei invogliato a svolgere anche quelle attività che attualmente non sono beneficiate, cioè non sono valorizzate dal punto di vista economico, soprattutto le attività culturali, per esempio, o anche di assistenza, non so. Non so, forse dobbiamo vedere un video. Cioè, questa moneta, intanto anticipo, incarna il valore del talento umano, però non ha, appunto, a differenza dell'euro, dello yen, delle monete attuali, non ha un distributore, ma non ha nemmeno, a differenza anche se il gold standard, cioè il retrovalore in metallo della moneta, è decaduto da parecchi decenni, insomma, ed era venuto meno storicamente già dopo che la Banca d'Inghilterra ha cominciato a emettere comunque banconote alla fine del 600 in grande quantità, non ha nemmeno un retrovalore materiale in metallo, ma non c'è nemmeno un retrovalore, cioè non c'è soltanto, c'è anche il retrovalore del tuo lavoro, del tuo impegno svolto e della transizione che tu eventualmente esegui, ma generi un valore indipendentemente da questa. Quindi sì, anche se nessuno risponderà ai vostri annunci, avrete l'opportunità di guadagnare qualcosa. Sembra assurdo, sembra una cosa incredibile, però è questo, eh. Tutto, tranne che cos'è il valore, noi l'abbiamo detto, devi dare, perché questo valore è un valore senza costo, come il francobollo d'antiquariato. Quante ore di lavoro ci servono per fare il francobollo d'antiquariato? Fa ridere, questi ragionamenti ormai hanno lasciato il tempo che hanno trovato, la gente ormai si è stufata di sentire queste vecchie chiacchiere che hanno sostenute tutte le teorie economiche tradizionali. Gli economisti che hanno parlato del valore hanno detto tutto tranne che cos'è il valore. Noi l'abbiamo detto, il valore è una previsione, non è una proprietà della materia, è una dimensione del tempo. Il coltello ha valore perché prevedo di tagliare, la moneta perché prevedo di comprare, la penna perché prevedo di scrivere. Quindi il valore è il rapporto tra il momento della previsione e il momento previsto. Quando si va alla ricerca del valore nella materia e si dice l'oro ha valore perché è oro, no, perché noi ci mettiamo d'accordo che abbia valore. Tanto è vero che in America serviva l'oro per fabbricare strade e non come moneta. Quando è venuta in Europa è diventata moneta. Ecco la ragione per cui, arrivare a questo punto, noi le mezze culture, cioè quelle culture fatte per approssimazione, non le possiamo più tollerare. Noi dobbiamo stabilire che, siccome la moneta è creata, il valore della moneta nella collettività, l'esempio dell'isola deserta. Nell'isola deserta io strappo la moneta, non nasce proprio perché manca la gente. La gente viene, accettando la moneta ne crea il valore, anche perché lavora. Io non dico che non
non deve avere il reddito, ma in aggiunta al reddito di lavoro e prima del reddito di lavoro deve avere la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Allora, effettivamente il valore, cioè anche il valore stesso dell'oro, è dato da una convenzione, perché qualcuno ha deciso che l'oro, per il suo aspetto e per una serie di caratteristiche, fosse considerato un metallo appunto prezioso. Quindi tutto, alla base di tutto ci sta la convenzione, cioè che è un accordo più o meno arbitrario tra le parti, tra la popolazione. Se un investitore appunto, ripeto, si presenta in un'isola deserta dove vivono di sussistenza, vivono dei beni della terra e con delle banconote proponendo una forma di moneta, ma nessuno la usa perché sono felici di quello che hanno e vivono di sussistenza e non concepiscono di fare alcuna transazione, alcuno scambio attraverso la moneta, questa rimane un contenitore vuoto che ha un mero valore indotto, si chiama valore indotto, che appunto è la misura in base all'unità di misura prescelta, che può essere lo yen, l'euro, quello che è il dollaro, incisa sulla banconota oppure sulla moneta di metallo. Detto questo, appunto, è basato sulla previsione dell'uso, sull'aspettativa che creo, e va detta anche un'altra cosa: in questo tipo di società, comunque società dei consumi che ormai è globale, pressoché in tutto il mondo, insomma nella gran parte del mondo, tranne in alcune piccole comunità che sono insomma naturali, non fanno test in questo momento, per questa spiegazione, cioè noi forse pensiamo che le leggi di mercato si basano su una richiesta, ma che questa richiesta da parte della popolazione o dei consumatori sia basata sulla reale necessità di un determinato bene o servizio e sulla qualità, mentre non è così. Dal momento che le monete attuali sono distributive, la richiesta è basata su decisioni che provengono dai piani più alti, cioè dai potentati finanziari. Quindi decidono, fanno in modo di indurre quella che sarà la richiesta dei consumatori, di dirottarli verso il consumo di un determinato bene o servizio piuttosto che su un altro, causando molto spesso anche un decadimento culturale della società. Infatti, come diceva appunto Sara molto meglio di me, che soprattutto in questo momento di stagflazione, di stagnazione economica, di scarsità di moneta accompagnata dall'inflazione, sempre più persone, sempre più famiglie sono in povertà e non possono permettersi per esempio lezioni di musica, lezioni di lingua o comunque formazione collaterale anche dei figli, insomma di se stessi. Quindi è un paradigma completamente diverso, completamente opposto, e all'inizio difficile da comprendere, perché penso sia difficile per tutti accettare che puoi generare la moneta anche se ovviamente non mettendo annunci truffaldini, perché l'APS Rinascita Italia attua delle strategie appunto per evitare che vengano posti in essere annunci che non corrispondano al vero. Cioè, se io non so fare una determinata cosa, non so fare per esempio, per buttarla in ridere, la messa in piega per signora, e propongo un annuncio dove faccio la messa in piega per signora, qualcuno me la chiede e scopre che non sono in grado di farla o non rispondo all'annuncio, io vengo segnalata e in questo caso non potrò più, dopo un numero comunque basso di segnalazioni, non potrò più proporre i miei annunci. Adesso sto andando, diciamo, comunque fuori dal seminato rispetto al video, però aggiungo una cosa che forse è stata appena accennata, cioè al momento la lira di Nascita Italia non è una moneta, è una moneta che è principalmente territoriale, perché vuole valorizzare le risorse del territorio, cioè quello che può essere la mira finale, cioè la mission, non so perché non intendo tanto di queste, cioè mission o vision, non so, correggetemi, di Nascita Italia è proprio sostituirsi all'euro e rifondare la società, valorizzando quindi quello che è l'artigianato, quella che è l'industria italiana, specialmente la piccola industria,
una produzione che sia su piccola, non su piccola scala, però incentrata su piccole imprese. Arianna, correggimi se sbaglio, su piccole imprese, però producendo manufatti dalla macchina all'abbigliamento di alta qualità. Ecco, tornando a noi, all'inizio però dovrà anche fungere da moneta complementare, perché purtroppo viviamo in un mondo, in un paese dove esiste una moneta in corso forzoso che è l'euro. Quindi insomma il padre di famiglia o il commerciante non può, se non vuole trovarsi nei guai immediatamente, e proporre i propri beni esclusivamente in lire di Nascitalia. Ci sarà una fase di transizione. La proposta può essere questa, per esempio, non so, io vendo un bene che sia nuovo, 65%, correggimi Arianna se dico qualcosa di che non è esatto, lo vendo al 65% del suo prezzo di mercato, devo tenermi al prezzo di mercato, se no vado fuori legge e faccio una sorta di concorrenza sleale. Lo vendo al 65% in euro, mettiamo 100 euro, 65 euro, e il 35% in lira di Nascitalia. Il valore strumentale che genero, indipendentemente dal fatto che io venda il bene o eroghi il bene, cioè, o il servizio, eroghi il servizio, venda il bene, scusatemi, non sarà calcolato su tutto l'importo, sui 100 euro, ma soltanto sulla porzione dell'importo, del valore di ciò che propongo, di ciò per cui creo l'aspettativa, in lira di Nascitalia. Per cui se il bene sarà di stretta necessità, come per esempio una torta oppure un pacco di pasta, magari artigianale, chiaro non può costare 100 euro, ma facciamo finta che sia un lotto, anche se poi va fatto un discorso a parte sulla quantità legata al valore strumentale, che il valore strumentale di un individuo, una famiglia in genere si basato su piccole quantità di beni e non su quantità industriali. Su quel 35% del prezzo che applico in lire di Nascitalia, quindi sui 35 euro, sui 100 euro, lì mi verrà riconosciuto un 20% di quei 35 euro. Quindi 35 lire, scusate, mi sono proprio impappinata, 35 lire in Nascitalia e 65 euro, sulle 35 lire mi viene riconosciuto il 20% se è di prima necessità, il 10% se invece è un bene donistico come un braccialetto, ecco, che questi li fa un amico, oltretutto, questo è, indipendentemente dal fatto che il lotto di pasta o l'abito, quello che è, sia stato acquistato o meno. Allora, passo a te. Sì. Sì, volevo ampliare un pochino due concetti. Uno, che ha appena accennato Irene, è il fatto proprio che Rinascitalia vuole valorizzare la produzione territoriale, quindi non interessano il grosso mercato, la grossa produzione, tutta quella roba sugli scaffali dei supermercati, non interessano e spesso non servono. Invece mira a dare molto valore ai prodotti genuini, perché, come si dice, mens sana in corpore sano, dobbiamo essere sempre sani per ragionare bene, per vivere bene, per essere sempre pronti. Un corpo malato non ragiona, un corpo malato non ha tempo di capire e modo di capire che cosa gli sta succedendo intorno, è chiuso nel suo dolore, è chiuso nella sua sofferenza e muore. Invece Rinascitalia non vuole essere morti, vuole essere vivi, felici, che mangiano bene, che si nutrono bene, che si scambiano i beni e i servizi e che stanno bene. Questo è un punto a favore del professor Auriti, che ha insistito tanto su questo aspetto qua. Un'altra precisazione che volevo fare
per comprendere meglio che cos'è la distribuzione. Vi ricordate dai fatti storici che nel 23 la Repubblica di Weimar in Germania aveva costretto le persone a un regime di vita veramente disperato, tant'è che il loro stipendio era giornaliero, avevano la diaria e quella diaria dovevano correre a spenderla immediatamente prima che i prezzi continuassero a salire ancora. Quindi veramente una condizione disperata, tutta gestita dall'alto logicamente. E questa è la distribuzione decisa dall'alto. Oppure possiamo ricordare altri avvenimenti, le migrazioni dei nostri antenati alla fine del Novecento, primi del Novecento, che scapparono in paesi dove la moneta non scarseggiava e c'era lavoro, c'era moneta in America, in tutto il mondo, e proprio perché qua la moneta non veniva prodotta, c'era scarsità di denaro. E poi ricordiamo ancora una cosa, che prima della guerra la lira aveva molto valore. Ricordiamoci che la canzone "Se potessi avere 1.000 lire al mese", con 1.000 lire si comprava tutto. Finita la guerra, ricordo che mio nonno non riuscì a comprarsi niente con i soldi che aveva messo da parte, perché ci fu una tale svalutazione che i soldi servivano per andare a comprare il pane con la carriola, e quindi anche lì la situazione che si era creata era causata a monte per impoverirci, sempre per quello. E concludiamo, se c'è ancora. Allora, come ottenere le lire è già stato spiegato, si ottengono con l'annuncio. In futuro, ecco, nell'ultima riga, potranno essere organizzati anche eventi come questi ed essere pagati in lire. Perché? Perché abbiamo bisogno delle lire, a noi non ci interessa più dell'euro. Più cose facciamo e ce le facciamo pagare in lire, offriamo tramite le lire, e più questa moneta circolerà e creerà benessere. E nelle versioni, quelle proprio le ultime, fra qualche mese, forse il prossimo anno, non lo so, parlavo prima di poesie, si potranno pubblicare delle poesie, logicamente non possono essere vendute le poesie, però è una cosa che aumenta la creatività, consente alle persone di dire quello che hanno dentro, consente di sviluppare il proprio spirito, e tutto questo va incentivato. Quindi come si fa? Invece di ricevere lire, riceveranno delle specie di pollici in su, diciamo così, e quindi le persone che leggeranno la poesia e ne saranno affascinati metteranno un pollice in su, che non sarà un pollice, sarà un sì, in onore del SIMEC di Auriti, e questa cosa darà valore alla sua poesia, che sarà apprezzata e magari un giorno pubblicata. E così avanti. Che ne pensate di questo progetto? Ve l'aspettavate? Siete arrivati da tutto il Nord Italia, mi sa che si sente un po' la necessità di novità, di cose nuove ma vere, di cose che veramente portano qualcosa, che poi dipendono da ognuno di noi. Ognuno di noi. Io facevo l'infermiera e sono qui a parlare di moneta, perché ho dei figli. E come tutte le leonesse, quando c'è il pericolo, intervengono. Dobbiamo lasciare un mondo più pulito di quello che abbiamo trovato. Ognuno di noi deve fare qualcosa. È fatica, ma bisogna farlo, perché se stiamo a casa non succede proprio niente. Loro ci hanno abituato al divano e alla poltrona e alla televisione. Sono tutte cose indotte. Non è così che vive l'uomo. L'uomo, se non ha la televisione, se non ha il divano, sono sicura che esce e va a cercare il vicino di casa, va a cercare gli amici, va a farsi una partita, crea qualcosa, si mette nella sua bottega, si fa qualcosa. L'uomo crea. L'uomo è Dio, è un creatore Dio, noi siamo particelle di questa creazione. Non dobbiamo lasciarci schiacciare, perché altrimenti non abbiamo capito niente, e soprattutto non rispettiamo la nostra dignità, non abbiamo dignità. Dobbiamo lottare, denunciare anche, perché la dignità ha un prezzo.
E niente, mi auguro che questa cosa faccia nascere in voi un fermento, un movimento che vi porterà all'azione. Speriamo che possano nascere dei circoli, è necessario che ci siano anche dei circoli, perché saranno quei luoghi all'interno dei quali avverranno gli scambi. Qui l'associazione dell'Agricop ci ha dato già la disponibilità di una stanza, per esempio, basta chiedere. Nelle nostre zone sicuramente ci sarà qualcuno, un agricoltore che ha degli spazi da poter adibire a un mercato ortofrutticolo, di beni, anche di servizi, perché no, da trovare all'interno, perché non tutto può essere fatto online e al momento anche il trasferimento merci deve essere locale. Non possiamo pensare di fare tutto come fanno certe aziende che si basano unicamente sui corrieri, anche se un domani potrebbero esserci dei corrieri che mi portano sulla pasta dalla, che non so, dal sud Italia, dalla Basilicata, le olive dalla Sicilia, le arance, ma so che è roba buona e le pago in lire, interamente in lire, e magari anche il fornitore lo pagherò in lire perché gli piacerà questo progetto, anche se al momento sono tante le spese in euro, perché la benzina, tutti questi costi sono in euro purtroppo adesso, però se siamo tutti uniti, tutti insieme in questo pensiero, possiamo scardinare l'euro e loro possono andare a passeggio. Adesso apriamo le domande, chiarimenti, siamo qua. Allora, io mi chiamo Diavante, sono un'attivista, lavoro soprattutto nel Veneto e conosco molto bene il progetto Rinascita Italia perché è da un po' che gli sto dietro, anche con Giambattista Nigro, eccetera. E è un progetto molto affascinante, al quale io vorrei aggiungere anche un'altra cosa, un altro elemento di fascino di questo progetto, che riguarda proprio il valore strumentale. Cioè, il valore strumentale non è solo il fatto di poter essere retribuiti per una cosa semplicemente perché la mettiamo in circolazione, che già è da valore, perché mettendola in circolazione ne diamo valore, però è anche un processo interiore, nel senso che è una rivalutazione di noi come persone. Cioè, il valore strumentale è quel qualche cosa che ci fa tirar fuori da noi, perché noi siamo abituati a considerarci, che ne so, medici, architetti, contadini, eccetera, ma noi siamo molto di più. Quindi nel momento in cui possiamo mettere le nostre competenze e talenti a disposizione, ci accorgiamo di averne molti di più di quelli che ci attribuiscono i nostri studi o la società, no? Cioè, noi siamo abituati a fare quella cosa, ma quante cose possiamo scoprire nel momento in cui esiste la possibilità di valutarci e rivalutarci come persone? Quindi quel processo interiore è la base del progetto Rinascita Italia, cioè è la vera bellezza. Io sono tutto. Cioè, non sono solo quello che la società mi ha attribuito. Quindi magari scopro veramente di poter scrivere poesie, perché l'ho tenuto sempre come una cosa mia che pensavo non avesse nessun valore, no? E in questa cosa non è che si trasforma l'assetto economico, si trasforma l'uomo, si trasforma la società, quindi è veramente interessante. Io presenterò, se poi anche qua lo staff mi aiuterà, la stessa cosa il 19 a Venezia, dove faremo una nuova presentazione, vedo facce del Veneto che ho già visto in altri eventi. Quindi ringrazio chi ha lavorato finora in questo progetto e si è dato da fare, perché è veramente importante. Grazie. Allora, una persona ha chiesto a livello fiscale come funziona. Allora, se un negoziante volesse iscriversi a Rinascita Italia,
visto che all'interno del circuito e magari ha della merce da vendere, merce che magari gli rimane in magazzino da tanti anni, non riesce a venderla, oppure che ne so, ha avuto una partita sbagliata di merce, insomma vuole vendere la sua merce, la puoi vendere direttamente tutta in lire, non c'è nessun problema, lo deve fare però indicandolo in fattura, perché l'Agenzia delle Entrate chiede che venga indicato qual è il metodo di pagamento, perché magari è merce che andrebbe buttata via, come le quote latte per esempio, perché buttare via il latte è ancora buono, ci si può fare ancora molto, perché buttarlo via si può vendere in lire, i contadini qui sarebbero felicissimi. E invece se una persona vuole vendere un prodotto in parte in euro per recuperare la quota in euro e in parte in lire, lo può fare, lo fa a livello di scontistica. Quindi se un commerciante applicherebbe comunque uno sconto del 25 o del 30%, lo fa esattamente nello stesso modo, indicando in fattura che la quota X, mettiamo 70, è in euro e viene scontrinato regolarmente, il resto 30, facciamo solo questo esempio qua, viene indicato come bonus lire Rinascitalia e per l'Agenzia delle Entrate siamo a posto e su quella parte lì non si paga. E sarebbe una scontistica, ragione sul discorso della scontistica per quel che riguarda le merci fuori, e su quella parte non si paga niente, è uno sconto, quindi è come se fosse, esatto, perché tu così hai il vantaggio che essendo parte della comunità di Rinascitalia, quelle lire le puoi poi utilizzare per comprarti la frutta a fine giornata, non sono buttati via, con lo sconto non li hai questi soldi, hai scontato per avere il cliente fedele, perché il cliente possa tornare, lui ha avuto il vantaggio ma tu no, e poi non lo sai neanche se ritorna tra l'altro. Non puoi passare da oggi a domani in questo sistema, lo fai con la transizione. Da oggi lo fai perché abbiamo inaugurato l'app, siamo a fase 1, è la prima parte, e bisogna essere iscritti, tesserarsi, perché è necessario per legge, altrimenti appunto siamo fuori legge, e attraverso questa applicazione si possono ottenere questi sconti come commerciante in modo da avere le lire, da averle nel portafoglio. Ah, un'altra cosa, il portafoglio, il wallet, è il nostro conto corrente, non servono più le banche, non dobbiamo più avere l'accesso al credito, non ci interessa, siamo fuori, siamo in un sistema completamente diverso, un paradigma completamente diverso. Vi consiglio a questo proposito di guardare i video di Euriti e di ascoltarlo, i punti principali li ripete spesso, a volte aggiunge qualcosa, però è bene capire fino in fondo i concetti di Euriti. E su YouTube ne trovate sia dei lunghissimi delle sue conferenze, sia di brevi video dove quel giorno hai quella pillolina che ti fa ragionare su un determinato discorso. E basta? Qualcun altro? Qualcun altro domande? Allora, in attesa di ulteriori domande da parte vostra, richieste, vi invito fin da subito, adesso che andiamo in pausa pranzo, a scansionare il primo codice QR, quello in alto, su questi volantini che trovate. QR. Grazie a questo potrete iscrivervi, fare la tessera e iniziare fin da subito le vostre prime transizioni in lire. È semplicissimo, quindi vi chiederà di scrivervi, vi chiederà di compilare delle risposte, ci saranno delle domande, voi scrivete le risposte, se non le sapete andate pure su Google, non è un problema, non è un test che ha un voto, però è importante farlo sempre per stare nella legalità e poi appunto avete la possibilità di fare la tessera. Okay. Sara chiede se c'è qualcuno che ha già avuto il link che ha richiesto. C'è qualcuno qui che l'ha chiesto per email, perché molte persone me l'hanno chiesto, non c'è nessuno qua. Ok, quindi bisogna fare tutto da capo.
E niente, sarà semplicissimo. Chi vuole incominciare, chi vuole entrare, qua abbiamo già dei prodotti che abbiamo portato in cui possiamo fare la prima dimostrazione, insomma, di come avverrà la prima transazione della storia con una moneta sovrana veramente, una moneta di proprietà del portatore. E se qualcuno vuole venire a farlo per primo, prego. Eccolo. Devi tirare fuori il telefono. Elisa, per favore, riprendi. Vuole fare lui? Sì, sì. No, non importa. C'è proprio scritto che non fa perché vuole Rinascitalia.org. Il link è rimandare a Rinascitalia.org. Sì, grazie. Dove vai? Jessica. Jessica, cosa devo fare? Perché vi filmo così siete in diretta a Facebook. Ah, ok. Allora, ti sei già iscritto in Rinascita Italia? Allora, come prima cosa, canzone, dove l'ha messo? Aspetta, io posso ricominciare. Se qualcun altro ha tanto altre domande, oltre che sono iscritte in iscrizione di Sara. A disposizione, se non ti sei a disposizione. Non ho ascoltato, credo di dover capire ancora tante cose, quindi chiedo dove potremmo informarci, dove trovare, imparare meglio tutto quello che c'è da sotto, perché penso vogliamo creare un ciclo che funziona a livello economico, cioè ci sono cose importanti da affrontare, da capire. Quindi, oltre a questa conferenza, dove possiamo informare? Abbiamo un sito, abbiamo un canale YouTube dove già sono state affrontate molte tematiche e poi facciamo delle riunioni Zoom periodiche con tutte le persone che hanno bisogno di fare domande, con tutte le persone che non possono essere agli eventi fisici, quindi alla fine il sito è www.rinascitalia.it e lì sopra troverai tutte le informazioni, c'è il canale Telegram dove pubblichiamo ogni evento che facciamo e ogni cosa e lì hai una chat dedicata dove ti puoi mettere in contatto con le persone e puoi rimanere in contatto e puoi partecipare alle varie Zoom e comunque sul sito puoi già scaricarti tutto il programma completo che è completamente esaustivo di ogni punto, quindi anche una persona che non conosce la questione della moneta lì sopra troverà già risposte a tante domande. Poi per le cose specifiche di ogni categoria di lavoratore ci sono delle modalità specifiche e ogni persona potrà parlare con il nostro avvocato Gian Battista, che è colui che ha creato, ha studiato tutto questo sistema e lui darà risposte su ogni cosa legali in modo da e poi verrà aiutato a farlo. Tutti noi siamo seguiti in prima persona a fare tutto quanto. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa? Sono questo.